Allora, Lino Ambrogibelle in prima linea sui temi ambientali della città di Taranto, quindi un ulteriore scippo, una città in cui si può togliere tutto e le reazioni non sono molto accese, tranne il gruppo delle persone che sono sempre state in prima linea a denunciare tutta questa situazione. Un tuo giudizio su ciò che sta avvenendo in questo momento? Beh, noi siamo profondamente delusi da tutti i governi italiani, compreso questo ultimo dei migliori. Perché? Perché mentre ci parlano in modo vago e confuso di un futuro fatto di decarbonizzazione, però in realtà non affrontano il problema reale, cioè che è quello attuale, cioè che noi ancora oggi siamo in una situazione di gravissimo pericolo per la nostra salute e per l'ambiente, proprio perché sono ancora in funzione quegli impianti pericolosi, illegali perché non sono a norma, che sono sotto sequestro penale, a cui la magistratura tolse già 10 anni fa la facoltà d'uso, che creano problemi anche di debito e di disoccupazione, quindi gli stessi problemi passano i decenni e pur essendo certificati sono sempre attuali e nessuno li affronta. E questo è il motivo per cui noi veramente abbiamo perso ogni speranza nei governi italiani, chiaramente, perché non abbiamo trovato un solo governo che abbia preso le nostre parti. E ci siamo rivolti come ultima speranza alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Quindi io sono la promotrice di 2 ricorsi fatti appunto alla CEDU. Il primo ricorso si è concluso già con una condanna dello Stato italiano, ma lo Stato italiano non ha ottemperato alla questione ambientale, quindi ha sì tolto l'immunità, ma di fatto non è cambiato nulla a Taranto. E per questo noi abbiamo fatto un secondo ricorso in cui chiediamo molto di più, chiediamo che proprio per la situazione eccezionale che si trova a Taranto ci sia questa volta una sentenza pilota che specifichi chiaramente al governo che deve porre fine alla causa di tutte queste violazioni, ovvero dovrà chiudere immediatamente questi impianti che sono illegali, ripeto, pericolosi, sotto sequestro penale e che in maniera del tutto anomala solo a Taranto per una serie di, cosa potete dire, intrighi istituzionali, DPCM, ecco. E sono in deroga di tutte le norme ambientali. E la magistratura? Cosa fa la magistratura in Italia relativamente a questo problema? Abbiamo visto nel 2012 la dottoressa Battista Todisco, ma poi? La magistratura un po' si contraddice, perché per esempio, parliamo per esempio del TAR, no? La magistratura amministrativa, mentre il TAR di Lecce ci ha dato pienamente ragione e quindi ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area PAL, dopo il Consiglio di Stato invece ha soprasseduto dicendo in una maniera del tutto insomma discutibile che c'è anche il diritto al lavoro che deve essere salvaguardato, ma in realtà questo diritto al lavoro non è affatto salvaguardato, in quanto come noi sappiamo la maggior parte degli operai sono in cassa integrazione. Quindi se un governo fosse davvero serio, prendesse veramente a cuore la situazione di Taranto, dovrebbe fare quello che è giusto fare, ovvero spegnere immediatamente quegli impianti pericolosi e illegali, smantellare, bonificare e poi eventualmente, se proprio volesse fare, diciamo, utilizzare le nuove tecnologie, le può utilizzare magari un pochino più lontano dalla città di Taranto. E questo creerebbe occupazione, non disoccupazione. Quindi ci raccontano una storia che è completamente errata. E quello che dispiace e che un po' ci demoralizza è che molti tarantini ancora ci credono, ancora pensano che sia possibile questa fantomatica decarbonizzazione, perché chiaramente i tarantini hanno bisogno di lavorare, no? E non hanno capito che finché
Taranto si trova in questa situazione di gravissimo inquinamento ambientale, di gravissima situazione sanitaria conseguente, Taranto non ha un futuro, non ha un futuro neanche di occupazione. I nostri giovani lo vediamo, io a partire dai miei 3 figli sono tutti fuori Taranto, oppure fuori Taranto sono diventate delle eccellenze. Io mi chiedo perché queste eccellenze non possono essere utilizzate sul nostro territorio, perché i miei figli, per esempio, debbano fare ricerca avanzata e fuori dall'Italia e da soli con le loro capacità essere apprezzati in tutto il mondo, e noi a Taranto ci impoveriamo, i nostri giovani vanno via, non solo i miei figli, io sono stata docente per tanti anni e tutti i miei ragazzi nel triennio del superiore poi alla fine si sono dispersi nell'Italia, nel mondo, ecco. Quindi l'ILVA crea occupazione, l'ILVA crea disoccupazione, oltre che malattia, no. Grazie Rinaldo, grazie a te.